Le caratteristiche dell'amore cristiano che non è addetto come quello delle telenovele, ricevuti in udienza gli amministratori locali di Roma e del Lazio. Nel braccio di ferro fra Letta e Renzi rischia Sacco Magni ed entra in agenda la riforma del lavoro, ma resta rovente il dibattito per le tasse sulla casa. Nel TG faremo i conti insieme. Influenza, pronto soccorso intasati da anziani e bambini colpiti dal virus. L'epidemia non è al picco, ma almeno 2 italiani su 1000 sono già a letto. L'Istituto Superiore di Sanità consiglia di vaccinarsi. Quando salgono a bordo nei loro occhi vediamo la disperazione, ma anche la gioia di avercela fatta. Il comandante della Zefiro racconta l'ultima operazione di soccorso effettuata oggi al largo di Lampedusa. C'era tutta Lauro, piccolo centro dell'Avellinese, oggi per dire addio a Carolina, la mamma Angelo, capace di resistere per mesi in coma prima di partorire il suo bambino, la bara portata a spalla per le strade. Buonasera, buonasera e bentornati. Cari amici, buonasera. In apertura subito ripercorriamo con voi la giornata di Papa Francesco, iniziata come sempre con l'Eucaristia celebrata a Santa Marta. L'amore cristiano è concreto e generoso, non è quello delle telenovelas, ha sottolineato padre Bergoglio nell'omelia. Ma vogliamo saperne di più e allora andiamo proprio in Piazza San Pietro dal nostro Massimiliano Niccoli. Buonasera Massimiliano. Eh sì Clara, proprio questa è la domanda che si è posto Papa Francesco nell'omelia a Santa Marta, nella messa celebrata questa mattina a casa Santa Marta. Com'è l'amore cristiano? È concreto e generoso, ha spiegato il Pontefice, guarda ai poveri più di opere che di parole. Di certo l'amore cristiano, ha spiegato Papa Francesco, non è quello delle telenovele. Allora ascoltiamo le sue parole nel servizio che ha curato per noi Paolo Fucili. Il concetto indubbiamente è di quelli quasi insondabili, tanto sono profondi. Tutto il cristianesimo parla di amore in tutte le salse, tanto più perciò bisogna intendersi bene al riguardo, pensa Francesco. E per essere lui per primo chiaro come si deve, ecco l'omelia di oggi a Santa Marta. Ma guardate che l'amore di cui parla Giovanni non è l'amore delle telenovele, No, è un'altra cosa. Come dire, poche romanticherie, poche chiacchiere come quelle che infarciscono gli infiniti serial televisivi a sfondo sentimentale, paragone calzante soprattutto alle latitudini di provenienza di Papa Bergoglio, essendo l'America Latina la patria del genere di fiction in questione. Nell'amore cristiano invece nulla è finto, o è concreto o non è davvero amore. Lo stesso Gesù, quando parla dell'amore, si parla di cose concrete, dare da mangiare agli affamati, visitare gli ammalati, e tante cose concrete. L'amore è concreto, la concretezza cristiana. Attenzione, insomma, si raccomanda Francesco a non essere cristiani che vivono di illusioni, senza aver capito dov'è il centro del messaggio di Gesù. Concretezza in amore significa opere, non parole che il vento porta via. Significa che è più importante dare che ricevere. Così, per dirlo altrimenti, con l'Apostolo Giovanni, da cui eravamo partiti, noi rimaniamo in Dio e Dio rimane in noi. E Papa Francesco questa mattina ha ricevuto in udienza il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Ignazio Marino e il commissario straordinario della provincia di Roma Riccardo Carpino. A differenza degli anni precedenti, il tradizionale incontro di inizio anno del Papa con le autorità locali di Roma e del Lazio, anziché in un'unica udienza con tutti gli amministratori e i funzionari, si è svolto dunque in 3 udienze separate con i soli vertici delle 3 amministrazioni. Non c'è stato dunque il discorso del Pontefice, né tantomeno quello degli amministratori. Sono invece arrivate le dichiarazioni subito dopo l'incontro, all'uscita dall'incontro, dall'udienza con Papa Francesco. Marino si è detto incoraggiato in qualche modo dalla vicinanza di Francesco a Roma, mentre il governatore Zingaretti ha detto è una persona che fa bene al mondo, ha forza e capacità etica e sa infondere speranza nel
il futuro. Queste dunque le parole di Nicola Zingaretti. E con queste parole la linea torna allo studio. Grazie Massimiliano, noi passiamo alla pagina politica. Resta alta la tensione all'interno della maggioranza dopo la vicenda insegnanti. Slittato l'annunciato vertice Renzi-Letta, mentre aumentano le critiche sull'operato del ministro Saccomanni. Sentiamo il punto da Augusto Cantelmi. Si allarga la frattura tra il premier Letta e il segretario del PD Renzi. L'incontro previsto per oggi al massimo domani è stato rinviato a data da destinarsi a complicare i rapporti tra i due esponenti del Partito Democratico. Gli ultimi errori commessi dal governo, a cominciare dal pasticcio insegnanti risolto con il dietro front di Palazzo Chigi alla decisione del Ministero dell'Economia di prelevare i soldi già concessi ai professori per scatti di anzianità. Al centro della polemica resta il titolare dell'economia, Saccomanni, attaccato oramai apertamente anche da alcuni esponenti del PD vicini al sindaco di Firenze, ma al momento non si intravedono dimissioni poiché metterebbero a rischio la tenuta dell'esecutivo. Altro tema di discussione è la proposta di riforma del lavoro promossa da Renzi, che divide non soltanto il mondo politico ma anche i sindacati, con le perplessità della CGIL e le aperture della CISL, mentre il ministro del lavoro Giovannini lo considera troppo costoso. Intanto la tassazione sulla casa crea ancora turbolenze all'interno della maggioranza. Questa volta ad alzare la voce è Scelta Civica, che minaccia la crisi di governo se non si cambia la TASI, l'imposta sui servizi indivisibili dei comuni. Dal Senato invece via libera alla cancellazione dell'IMU sulla prima casa. Il decreto ora passa alla Camera per la sua conversione in legge. E allora cerchiamo proprio di far luce sulla tassazione sulla casa. Dopo la mini IMU, ecco come e in che modo bisognerà pagare la TASI e la TARI. Ci spiega tutto Giuseppe Caporaso. Nel caos delle tasse per la casa, una delle poche certezze è la data del 24 gennaio, termine ultimo per pagare la mini IMU. Le famiglie la pagheranno sulla prima casa e sulle cosiddette pertinenze, cioè garage e cantine, ma non ovunque. Bisognerà sborsare i soldi solo in quei 2.400 comuni italiani che hanno deliberato nei mesi scorsi un'aliquota IMU sull'abitazione principale superiore al 4 per 1000. Si pagherà circa il 40% dell'aumento. Ed arriviamo al rebus sulle nuove tasse sulle abitazioni per il 2014. Arriva la IUC, l'imposta unica, divisa in due tasse, la TARI, tassa sui rifiuti, che vedrà presumibilmente una forte crescita di costi soprattutto per i negozianti ma anche per le famiglie, visto che dovrà coprire il costo dell'intero servizio di nettezza urbana, e la TASI, l'imposta sui servizi indivisibili, cioè quei servizi rivolti alla collettività come pubblica illuminazione e manutenzione delle strade. La pagheranno sia i proprietari in misura maggiore che gli inquilini. Dopo il balletto in Parlamento, alla fine il governo ha deciso la possibilità da parte dei comuni di un aumento dallo 0,1 allo 0,8 delle aliquote. Saranno i sindaci a decidere come spalmare la maggiorazione TASI tra l'abitazione principale e gli altri immobili, ma il maggiore gettito dovrà essere destinato dagli stessi sindaci ad incrementare le detrazioni a favore delle famiglie e dei ceti più deboli. Facciamo comunque qualche esempio. Con un'abitazione di circa 120 metri quadri, le città più care saranno Torino e Roma, dove si pagherà circa 700 euro, una cifra che sfiorano anche Milano, Genova e Bologna. Per un appartamento più piccolo di 80 metri quadri, la città più cara per le famiglie sarà Roma, con oltre 400 euro, seguita da Bologna e Torino, con oltre 350 euro. Ma quali saranno i tempi per pagare TASI e TARI? In attesa del varo dell'emendamento, la data sembra l'unica certezza. Il pagamento dovrà avvenire entro 6 mesi, quindi il 16 giugno in una soluzione unica o con una decisione dei sindaci con un versamento a rate. Una vita batte e riscalda i cuori della comunità da poco prima di Natale. Adesso un'altra vita si è spenta, quella della mamma della piccola Liliana, Lauro, in Campania. E la comunità si è stretta oggi intorno alla famiglia di Carolina Sepe, la madre spinta nel coma da un folle colpo di pistola. Vediamo. Ha resistito per poter donare la vita, poi si è lasciata andare, cedendo ai dolori causati dai proiettili esplosi da un vicino di casa. Per salutare per l'ultima volta Carolina Sepe, mamma coraggio, si è riunita tutta la sua comunità a 15, così come era già successo per il padre Vincenzo e per la suocera Bettina, uccisi tutti dalla stessa mano ad agosto. Carolina, colpita alla testa e operata d'urgenza, però ha resistito di più, perché in grembo portava la piccola Maria Liliana. La gravidanza è andata avanti mese dopo mese e lei, in coma, ha resistito fino alla fine, quando i medici hanno deciso 20 giorni fa che era il momento giusto per dare alla luce la piccola. Ci stringiamo tutti perché è una ragazza,
ha lasciato due bambine, è un peccato, ci ha colpito a tutti, tutto il popolo, era una bravissima ragazza, sì. Siamo tutti solidali, insomma, per questo avvenimento, insomma, che ha rattristato tutti, quindi soprattutto chi è genitore, insomma, quindi ha figlie, si rattrista ancora di più. Purtroppo Maria Liliana non conoscerà mai sua madre. Oggi papà Giampiero ha lasciato per una volta l'ospedale dove è ricoverata la piccola per tornare a 15 per i funerali, ma subito dopo è corso nuovamente da lei. Sarà lui a doverle dire che sua madre ha avuto un gran coraggio, ha resistito fino alla morte per poterle donare la vita. E veniamo all'inchiesta sulla gestione dei rifiuti nel Lazio, nel mirino, la mega discarica di Malagrotta alle porte di Roma, del sistema corruttivo nato intorno, così come hanno accertato i carabinieri dopo 5 anni di indagini, arrestati anche alcuni funzionari pubblici. Vito De Torre. Era considerato il re delle discariche, addirittura i più intimi collaboratori lo chiamavano il supremo per l'enorme potere, non solo economico, concentrato nelle sue mani. Lui è Manlio Cerroni, proprietario dell'immensa discarica di Malagrotta, la più grande d'Europa, chiusa dopo anni di battaglie legali il 30 settembre 2013. 250 ettari di spazzatura, una montagna che incombe su tutta l'area di Roma Nord, dove venivano scaricati centinaia e centinaia di camion con i rifiuti della capitale. Dopo 5 anni di indagini, schivate anche grazie all'aiuto di una fitta rete di amicizie politiche, è finito in manette con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti. Data l'età, 86 anni, si trova ai domiciliari, 18 milioni di euro sequestrati. Ma in prigione sono finiti invece i suoi compagni d'avventura e d'affari, 6 persone in tutto, tra questi l'ex presidente della Regione Lazio Bruno Landi, in carica negli anni 90, e Luca Fegatelli, fino al 2010 capo della Direzione Regionale Energia, accusati anche di violazione di norme contro la pubblica amministrazione e di truffa in pubbliche forniture. Indagato anche Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio, e alcuni componenti della sua giunta per falso e abuso d'ufficio. In pratica, tramite una macchina politica amministrativa ben oliata, Cerroni aveva ottenuto il monopolio dei rifiuti nel Lazio. Il giro d'affari, stroncato dai carabinieri del NOE, era di 1 miliardo di euro all'anno, frutto anche di fatture sovradimensionate e falsi smaltimenti. Tutta la raccolta differenziata veniva ammucchiata a Malagrotta, falsificandone il peso per gonfiare i pagamenti e dichiarando costantemente lo stato di emergenza, costringendo così le amministrazioni locali amiche a cercare nuovi siti da affidare al consorzio di Cerroni. Sono tornati a confrontarsi oggi all'Unione Industriali di Torino, Fiat e il sindacato dei metalmeccanici della CGIL. La FIUM, dopo l'incontro dello scorso novembre, dice si tratta del terzo faccia a faccia dopo la sentenza della Corte Costituzionale, e a guidare la delegazione sindacale il segretario generale FIUM Maurizio Landini, che spiega: siamo qui per il ripristino di relazioni sindacali, unendo i tavoli di confronto con le altre sigle per verificare la missione produttiva degli stabilimenti del gruppo, per richiedere un intervento del governo dopo l'acquisizione di Chrysler. Intanto a Cassino sono tornati in fabbrica ieri mattina i 3.900 operai Fiat dell'impianto, ma solo per 4 giorni. Nelle loro voci i timori per il futuro e la voglia di farcela comunque. Siamo in sofferenza e in pratica è da 4 anni che uno non riesce a vedere uno stipendio, un salario intero a fine mese. La mia famiglia, ho 3 bambini, coniuge, monoreddito, e la sofferenza si avverte notevolmente. Voci di vita quotidiana, ancora piene di ansia e preoccupazione, che nemmeno importanti operazioni imprenditoriali possono colmare del tutto. La recente acquisizione di Chrysler da parte di Fiat Auto ha tutte le sembianze di un'operazione capace di rilanciare nel prossimo futuro una fetta importante della nostra economia. Però tutto è atteso alla prova regina del mercato. Ciò che resta di vero è come operai e famiglie vivono questa continua incertezza. Siamo a Cassino, stabilimento di Piedimonte San Germano. Speriamo che dopo questo accordo Marchionni faccia subito il suo intervento qua a Cassino con i nuovi investimenti, in modo da poter dare un po' di ossigeno a tutti quanti che ce ne abbiamo veramente bisogno. Ma la speranza non muore, non può morire. Fiat sta facendo i suoi passi, che speriamo si concretizzino nel più breve tempo possibile. Sicuramente ci aspettiamo anche dal governo una
un percorso per l'insediamento dei giovani sia sul territorio sia a livello nazionale, perché manca un progetto per il settore industriale che dà poi vita a quello che è la rinascita economica del paese. E i sindacati scommettono sul futuro. L'intervento della cassa integrazione è pesante, però diciamo che oggi possiamo rassicurare ancora di più i lavoratori del gruppo Fiat di Cassino per quanto riguarda il loro futuro. Cambiamo argomento, l'influenza, l'influenza continua a contagiare l'Italia senza aver ancora raggiunto il picco, atteso a breve. Sentiamo allora qual è la situazione. Della famigerata stagione influenzale sappiamo ormai tutto, che è dovuta a un virus di tipo AH1N1, quello che nel 2009 causò una vera e propria pandemia, che il picco arriverà tra fine gennaio e inizio febbraio, che quando fa la sua comparsa nei soggetti più vulnerabili, anziani e persone affette da malattie croniche o deficit immunitari, va tenuta sotto stretto controllo medico per prevenire complicanze, che la buffata di antibiotici non serve a guarire prima e meglio, e che finora ha costretto alle due italiani su 1000. Ciò che emerge dal rapporto Influnet, la rete di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, è che nel nostro paese siamo ancora troppo sordi ai ripetuti appelli alla vaccinazione. E i dati lo confermano ampiamente. La popolazione più colpita è stata quella infantile, appunto la meno vaccinata. Si sono infatti ammalati finora 6 bimbi su 1000 tra 0 e 4 anni. Oltre 2 tra i 5 e i 14 anni, quasi 2 su 1000 tra i 15 e i 64 anni e meno di un adulto ultra 65enne su 1000. E questo ancora prima del picco. Ci spostiamo all'estero. L'India ha assicurato all'Italia che la vicenda dei Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, non rientra nei casi in cui si può applicare la pena di morte. A dichiararlo è stato il ministro degli esteri di New Delhi, Salman Khurshid. Intanto dall'Italia giunge la richiesta che le indagini della polizia si concludano con un capo d'accusa preciso, dopo mesi di indicazioni vaghe. Nei loro occhi la paura e la salvezza. Parla il comandante della fregata Zefiro della Marina Militare che ha salvato 98 migranti africani alla deriva nel Mediterraneo. Sentiamo. L'avvistamento è avvenuto in mattinata. A effettuarlo un elicottero della fregata Zefiro che ha intercettato a sud di Lampedusa un gommone con 105 migranti a bordo, tutti provenienti dal Sub-Sahara. L'intervento effettuato nell'ambito della missione Mare Nostrum è stato determinante. A renderlo tale le precarie condizioni di stabilità e l'assenza di dotazioni di sicurezza. Abbiamo come primo intervento fornito agli occupanti del gommone i salvagenti individuali e successivamente abbiamo iniziato il trasbordo a bordo di nave Zefiro. Qui abbiamo prestato le prime cure, i primi soccorsi del caso, sono in buone, discrete condizioni di salute, non vi sono casi particolari, sono stati tutti visitati dal nostro medico di bordo, nei loro occhi si legge disperazione, ma si legge anche la speranza di un salvataggio andato a buon fine, in una condizione che poteva finire diversamente, invece si è conclusa con un salvataggio e sono tutti più sereni, stanchi ma sereni, provati dal viaggio ma contenti del salvataggio. Era il nostro ultimo servizio anche oggi, vi lasciamo al Tempo Vola con grandi ospiti.